Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi vi porto questo nuovo glitch duplicazione in solo. Requisiti: avere bunker con com all'interno e all'interno del com un'auto che volete duplicare. Io vi consiglio comunque la Dominator. Poi dovrete avere l'ufficio CEO e in più il nightclub con all'interno del nightclub delle LGRH8. Prima di iniziare però, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale e di passare per i canali del Team Glitch che troverete sotto in descrizione. Ora possiamo partire con il video. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di controllare la sala d'attesa e gli spettatori impostata su chiusa e su no e soprattutto di mettervi in mira manuale. Una volta parcheggiata la macchina all'interno del bunker, teletrasportiamoci davanti all'ufficio CEO. Quindi facciamo partire la missione, a questo punto doppio tasto PS su una community, facciamo un partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio e skippiamo il secondo che appunto ci dice che è in puntamento diverso dal nostro. Come vedete ci teletrasporteremo al CEO. Una volta che saremo al CEO dovremmo andare dalla segretaria e comprare le birre. Comprate le birre, rechiamoci alla nostra scrivania, tiriamo fuori il telefono e andiamo su serie di gare speciali. A questo punto confermiamo il tutto e in basso a destra verrà appunto la ricerca dell'attività. Ora dovremo aspettare che verrà scritto in basso a destra, dovrete essere abbastanza attenti, questa scritta 1 di 16, 2 di 16 o 1 di 4 e via dicendo. Appena lo leggete fate freccia a destra e vi metterete seduti. Ora premete la X e andate ad avviare una missione di questi dei veicoli speciali. Come vedrete il gioco si buggerà, io ora ho atteso anche un bel po' perché non si alzava il giocatore, non ho capito perché, però ho lasciato il joystick così, alla fine si è alzato. Ora per tornare con una visuale migliore fate doppio tasto PS, partecipa a sessione e skippiamo il primo messaggio. Come vedete ora ha fatto l'animazione che si alza e si risiede, a questo punto freccia destra, ci alziamo e andiamo dalla segretaria. Una volta dalla segretaria tiriamo fuori il telefono, facciamo il solito partita veloce, vedrete il giocatore che scompare, a questo punto tasto PS premuto e andiamo a spingere il joystick. Ripremiamo tasto PS, riaccendiamo il joystick, freccia destra e andiamo a richiedere il buzzard. Una volta fuori con il buzzard, richiamoci al nostro nightclub. Ricordatevi dove avete parcheggiato la LGRH8, io in questo caso al piano interrato 4. E una volta che saremo dentro, dovremmo salire appunto sulla nostra LG. Ora saliamo sulla LG, tasto R2, vedrete che fa il solito scatto in avanti e spariranno tutte le altre auto. Ora ragazzi, quello che dovrete fare è premere il menu interazione, andare su inventario e cominciare a bere tutte le birre finché il giocatore o sviene o muore, io non l'ho mai capito, però che appunto fa l'animazione che casca a terra. Qui ho accelerato i tempi perché è abbastanza noioso vedere questa parte. Come vedete il giocatore è svenuto. Ci sarà un caricamento abbastanza lungo nero, io l'ho pure tagliato, quindi se è troppo lungo il caricamento, doppio tasto PS, partecipa a sessione, qui accettiamo il primo messaggio che ci appare e skippiamo il secondo. Ci verrà la scritta che questa attività è scaduta e noi cadremo sotto mappa con il paracadute. Qui ragazzi, io sono andato pure un po' più giù perché volevo vedere che succedeva, ma non succedeva nulla. Quindi fate tasto option e andate a selezionare un'attività di quelle in blu vicino al vostro bunker. Quindi la mia più vicina è questa qui. Fate
facciamo quadrato per far partire la missione e una volta che saremo nella lobby, ormai lo sapete il procedimento qual è, fate doppio tasto PS, fate il partecipa a sessione di un vostro amico o su una community, accettate il primo messaggio e skippate il secondo. Ora che ci siamo teletrasportati davanti al bunker, entriamo dentro e se tutto è andato bene ci sarà la nostra macchina parcheggiata qui. Ora qui ragazzi io non vi posso far vedere che la targa cambia come dice il vecchio Centurion perché c'è sto coso di dietro che non ce lo fa vedere, però tranquilli che tanto ora vi faccio capire che la macchina si sta duplicando. Innanzitutto scendete, entrate dentro al centro operativo mobile e riuscite subito. Salite sulla vostra macchina e mettetela all'interno del centro operativo. Qui, se faremo freccia destra, ci verrà appunto scritto che verrà sostituito, quindi la macchina vuol dire che è copiata. E una volta all'interno, la macchina è salvata, quindi duplicata e quindi ci siamo fatti 1 milione e mezzo. Adesso però vi faccio vedere anche che non dico stronzate, quindi finite di vedere il video ragazzi, vi faccio vedere quanto viene pagata la macchina e soprattutto che è stata duplicata. Tanto dura poco, promesso, guardatelo fino in fondo. Come vedete ragazzi, la macchina la pagano molto bene, 1.560.000. Ora vi faccio vedere anche che c'è stata la duplicazione veramente. Quindi teletrasportiamoci al Night, andiamo al piano interrato 4. Se vi ricordate, in quel posto lì vicino al Terabyte c'era la LGRH8. Ora scusate qui il giocatore però mi si era buggato perché ci stava un'altra macchina dietro al Terabyte e finché non spawnava, appunto, non riuscivo a camminare. Come vedete, appunto, ripeto, il glitch funziona. Fatelo a più non posso. Spero lascerete un bel like. Spero vi iscriverete al canale. Spero vi iscriverete anche ai canali del Team Glitch che troverete sotto in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Bella per tutti!